Entrando in Piazza Nettuno, cos'è che può osservare un turista? Palazzo Renzo? No. Il Nettuno? No. Basta stare nella piazza in basso e vedere Beppe Maniglia, nato a Bologna il 19 aprile del 1943. A 70 anni è ancora lì a esibirsi, davvero musicista italiano con la sua Harley Davidson. Della sua vita, perso per modo di dire, però i risultati non sono stati quelli sperati. Sui libri, lui conosce 5 o 6 lingue, le parla e le scrive anche adesso che è diventato matto, proprio come se fosse madrelingua. Lui era un ingegnere aeronautico, lui è un fiorentino, viveva a Los Angeles e lavorava per modo di dire, era uno dei progettisti. Lavorava alla Boeing, quella ditta che costruisce gli aeroplani più grandi del mondo, quelli da 400 persone, 500. E lui è stato uno degli ideatori 40 anni fa di quegli aerei. Lui era milionario di dollari, non dei pulmoni come noi. La sua triste storia è iniziata un giorno, una sera, quando è tornato a casa, non ha più casa. Noi intendiamo le nostre case, gli stanzettini, il bagnettino. Pensate che quella casetta lì di dietro sembrava la casa del suo giardiniere. Quando entrava dal cancello del suo parco per arrivare alla porta di casa sua ci metteva 5 minuti di macchina. Aveva una limousine lunga 12 metri e quindi viveva nell'agio più sfrenato. Una sera tornando a casa se lo meritava, perché l'invidia è una brutta cosa. Lui quello che aveva se lo meritava. Se noi abbiamo poco vuol dire che ci meritiamo poco. Chi si merita tanto ha tanto. Quindi dobbiamo fare un esame di coscienza. 18 canzoni, solo 10 euro. Beppe Maniglia, in qualche modo la terza torre di Bologna.